Benvenuti a Mercato Flash, oggi in forma estesa per dar conto dell'andamento dei principali prodotti siderurgici sul mercato italiano a marzo del 2022. A marzo 2022 il mercato del rottame, sulla scia di quanto sta accadendo purtroppo in Ucraina, ha fatto registrare incrementi notevoli di prezzo. Sul mercato italiano si sono registrati incrementi anche di 50 euro la tonnellata, mentre sul mercato internazionale gli aumenti sono stati molto più sostanziosi, visto che in Turchia, ad esempio, si sono toccati i 113 dollari la tonnellata di aumento. Il comparto degli acciai al carbonio è stato sottoposto a una fortissima tensione a seguito dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. Il Sider Index, infatti, è passato da 830 a 1125 euro la tonnellata nel corso del mese di marzo, con un aumento del 36%. In particolare l'aumento è stato violento per il settore dei piani, con i colza caldo che sono saliti di circa 350 euro a tonnellata nel corso del mese e la mira da treno addirittura di 700 euro a tonnellata. Sempre elevati ma più contenuti gli aumenti per il settore dei lunghi, con il tondo che sale di 250 euro a tonnellata, i laminati mercantili di 260 euro a tonnellata e le travi di circa 300 euro a tonnellata. Il comparto degli acciai inossidabili ha fatto registrare nel mese di marzo incrementi particolarmente sostanziosi. Il 304, per esempio, si è attestato su aumenti di 1100 euro la tonnellata, il 316 di 1400 euro la tonnellata e il 430 di 250 euro la tonnellata. Nel finale del mese gli aumenti si sono stabilizzati sulle quotazioni massime raggiunte. Nel segmento delle specialties si rileva un aumento per il prezzo dei lingotti che dà seguito a quello avvenuto a febbraio. L'incremento dei prezzi è arrivato fino a 1000 euro la tonnellata per lingotti di acciaio inossidabile, mentre per quanto riguarda il lamierino magnetico le quotazioni sono in tensione e sono sui massimi storici. Con Mercato Flash l'appuntamento è come sempre per lunedì prossimo.